ok? Questo è un tocaio completamente diverso da tutti quanti gli altri tocai, o meglio, Friulano è formato da 5 cloni di tocai giallo antico, o di Friulano giallo antico, è stato piantato 5 anni fa. E noi in vigna abbiamo, ritengo di avere una cura maniacale per tutti i miei vini. Quando viene, innanzitutto, i grappoli duro sono circa 800 grammi, 1000 grammi al massimo per ceppo. Addirittura se durante il mese di agosto andiamo a fare la di raspatura dei grappoli che sono in più. Ovviamente lo vendiamo a mano, la cassetta viene solamente riempita a metà finché i grappoli non si schiacci e poi viene portato sul tapirulan. Tapirulan vuol dire, lo chiamo così perché siamo in 6 di noi che controlliamo il grappolo quando va dentro nella pressa. Non c'è un chicco che non sia perfettamente maturo, perfettamente integro, che entra dentro la pressa. Mi chiamano veramente, c'è una cura maniacale per il tutto. Dopodiché passa in tini, perché sia i vini bianchi che i vini rossi mi passano in tinelli di 10 quintali. Loro rimane per 18-36 ore, dipende dall'annata, dipende da quello che vogliamo fare. Dopodiché il tutto passa in botte di cemento. Per me l'acciaio non esiste. Sono botti di cemento non vetrificate con 2 mani di acido tartarico. Questa è una nostra scelta che facciamo, rimane per circa 9-10 mesi sulle fecce, dopodiché viene travasato e viene imbottigliato e rimane 10 mesi, 12 mesi in bottiglia. Questo è quello che noi facciamo di questo Friulano. Quante bottiglie? 3.000, quest'anno 3.400 bottiglie, la seconda produzione, la prima produzione abbiamo fatto pochissima roba, quest'anno proprio la prima produzione sono 3.400 bottiglie. Perfetto, grazie.